Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Allora, sono qua con il rilevatore di menzogne, ragazzi. Cioè, una cosa pazzesca di cui io vado assolutamente matta. E è pazzesco. Della Cosmos. Portiamo alla luce la verità. E quindi abbiamo il rilevatore di bugie, ragazzi, non potete più nascondervi. Attenzione, attenzione, perché con questo tra le dita siete spacciati. Quindi oggi siamo proprio qui per testare se effettivamente siamo spacciati e quindi dobbiamo rassegnarci al nostro destino, oppure possiamo avere una possibilità di via d'uscita. Lo testiamo con questo strumento, vedete che è fatto tipo telefono, sembra, con la parte qui per ascoltare. Qui abbiamo due, come posso dire, due elastici da mettere al dito, uno in un dito, l'altro nell'altro, per affinché la macchina possa rilevare se noi diciamo le bugie o no a una domanda, ovviamente, perché una domanda deve essere fatta, altrimenti non ha senso il tutto. Vedete che in questo modo lo accendiamo, si sentono delle frequenze strane, si può sia alzare che abbassare il volume di queste frequenze. In realtà non so bene cosa significhino perché non ho letto le istruzioni ancora. Però da quanto sento è così. Quindi io mi farò una domanda e dirò la domanda è eccetera, e poi dirò la mia risposta è, e vediamo cosa succede, perché in realtà non so bene cosa possa succedere, cosa possono fare le frequenze, se si sente qualcosa, non si sente niente, insomma, anche perché non avendo ancora letto le istruzioni, ragazzi, non possiamo pretendere troppo. Quindi avevo troppa smania di farvi vedere questo rilevatore di bugie, perché io veramente vado pazza per queste cose. Quindi la domanda di oggi è: Michela ha più di 16 anni? Non succede nulla. E la mia risposta è sì. Bene, ragazzi, non succede nulla neanche ora. Quindi questo è un segnale, un chiaro segnale secondo il quale dobbiamo leggere le istruzioni. Quindi molto probabilmente farò un ulteriore video dopo aver letto le istruzioni, perché è necessario a questo punto, e vi racconterò un po' di questo rilevatore di bugie. Tra l'altro adesso non si sentono neanche più le frequenze di prima, quindi qualcosa è successo. Forse devo mettere dentro, no, vabbè, comunque tutto questo per dire che vanno sempre lette le istruzioni, ragazzi, vanno sempre lette le istruzioni, non facciamo i furbi. Va bene, allora per adesso è tutto, il nostro rilevatore di bugie va da parte, anzi va in una parte, ma di sicuro non viene messo da parte, perché io ci vado a fondo su queste cose che mi intrippano troppo. Va bene, vi saluto, come al solito aspetto di leggervi, lasciatemi un like e se volete iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati con me. Vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo. Ciao ciao!